Faccio una cosa stamattina molto semplice, che è molto utile. Ed è anche una delle cose che un ingegnere e un fisico fanno proprio nella vita reale. Come avete visto, molte volte qualcuno vi darà un'accelerazione, stiamo facendo fisica. E voi, per arrivare alla posizione, dovete integrare due volte. Integrare una prima volta per avere la variazione di velocità, cioè dovete integrare l'accelerazione per avere la variazione di velocità. Cioè, la velocità futura è quella vecchia, e poi c'è un cambiamento, una variazione di velocità. E la variazione cos'è? È l'integrale dell'accelerazione. Poi, una volta che avete la velocità, se volete sapere la posizione o la variazione di posizione, dovete integrare la velocità, quindi dovete sapere fare integrali. E integrali, allora, uno o lo sa perché è un esercizio semplice, stiamo facendo un corso di fisica 1, sono qualche integrale semplice che ogni studente che ha fatto analisi o che sta facendo fisica dovrebbe sapere, oppure se nella vita professionale trova un integrale più difficile, può andare in biblioteca e trovare un libro, oppure andare in rete, che è la stessa cosa, ci sono database integrali, in rete, o può anche acquistare, ci sono dei programmi dove con un linguaggio formale voi interagite col programma scrivendo l'integrando e il programma vi restituisce la soluzione. Ci sono in rete di questi programmi. Ma supponete che il vostro integrale sia proprio strano e non... Cosa fate? Allora dovete fare una stima. Ok? E voi farete una cosa che adesso vi racconto. Tutto parte dal disegno che ho già fatto in questo corso, l'ho fatto nel precorso e deve essere veramente molto chiaro. Allora, cos'è questo? Un giallo travestito da bianco? C'è un sacco di polvere bianca sul gesso e sembrava bianco. Questo, cominciamo già? Questo è un problema di matematica, avete la classica funzione. E questo è il disegno che abbiamo fatto tante volte e smetterò un solo momento di farlo. Questo è il valore della funzione nel punto x0, la pendenza della retta tangente in quel punto è la derivata della funzione. Quindi il valore della funzione in questo punto qua è questo. Questo qui rappresenta una stima. Ok? Quindi la stima, ho scritto già tre volte, forse anche quattro, questo è uguale al valore iniziale più la base di questo triangolo moltiplicato per il coefficiente angolare, cioè la pendenza della funzione, cioè la derivata in questo punto, vi dà questo cateto che è il rialzo, che è la stima che volete, la scriviamo che so così. Ok? Va bene? Questo può anche essere scritto così, la variazione di f è uguale alla derivata di f rispetto a x. Si intende che questo è calcolato nel punto x0, quindi se volete lo mettete qui, certe volte nei libri poi non viene scritto questo, però uno deve capire. Ok? Questa è una forma che apparirà tantissime volte nella vostra vita. Chiaramente, questa è solo una stima, ed è buona nella misura in cui questo è sufficientemente piccolo, d'accordo? Lo vedete dal disegno. Più piccolo è delta x, migliore è la stima. Questo è il messaggio. Okay. Allora, supponete che voi avete un problema. Io faccio adesso una discussione di un problema unidimensionale. Analogo, per esempio, alla caduta del grave lasciato cadere da fermo. Fa un moto rettilineo, ok? Un moto rettilineo. Poi potete estendere voi al caso che il moto abbia la componente y e la componente x, perché in fondo qual è la morale della lezione degli altri giorni? Che il moto, che è una scoperta di Galileo, che il moto può essere scomposto. La traiettoria efficace con la particella segue può essere pensata come la composizione di un moto nella direzione x e di un moto nella direzione y e un moto nella direzione z. Quando noi scriviamo questo, stiamo in effetti usando la scoperta di Galileo, che il moto è scomponibile, d'accordo? Quando noi facciamo questo con la componente x, e poi non scrivo altro perché sono stufo,
e qua AX, stiamo dicendo che il moto tridimensionale può essere ricomposto vettorialmente da cosa fa nella direzione Y, nella direzione Z, va bene? Quindi il problema generale bidimensionale, tridimensionale, si sa farlo. Il moto, per esempio, parabolico di questo gesso che vola è la composizione di una X che cambia linearmente nel tempo e di una Y che cambia quadraticamente nel tempo. Okay? Avete un moto, se volete dire, se possiamo dire che la coordinata X si sta muovendo o sta cambiando uniformemente nel tempo, invece la Y sta cambiando quadraticamente. La composizione di questo è la parabola che noi vediamo. Va bene, detto e già detto anche, mi pare l'altro giorno. Facciamo un trattamento unidimensionale. Supponete che nell'istante t0 la posizione della particella sia x0, datevi un po' di spazio per cortesia, e che la velocità iniziale sia v0 e che l'accelerazione sia una qualche funzione di x, y e tempo. Quindi non so, sia una funzione di, ovviamente sarà una funzione, la scrivo qua, a sarà una funzione di x, di v e del tempo. Quindi nell'istante t0, x0, v0, a quanto vale? La chiamiamo, se volete, a0, ma a0 è il valore che a assume, mannaggia me, è il valore che a assume quando x vale x0, v vale v0 e t vale t0. Quindi nel caso, per esempio, della caduta libera in assenza di fluido, in effetti la A è un valore costante che è G. Invece nel caso che il corpo cada in presenza di un fluido, come abbiamo visto ieri, la A dipende dal tempo, no? Quando T uguale a 0 vale G. E a tempi successivi, per esempio a T uguale a un tau, è già al 36% del valore iniziale. Quindi potete immaginare che questa colonna cambierà a seconda di che istante siete, in generale che posizione e che velocità. Adesso fate una cosa, immaginate che il tempo avanzi, quindi fate un T1 che per esempio è uguale a T0 più un certo delta T che voi scegliete. Scegliete un delta T. Ok? Scegliete un delta T. E adesso voi volete fare la stima di cosa succede nell'istante T1. Cominciate qua, questo lo posso cancellare. Cominciate qua. Dite che la velocità nell'istante 1 è uguale alla velocità che aveva nell'istante 0 più la stima lineare. Quindi, cosa avete? Che la velocità in un istante t2, questo è la lezione dell'altro giorno, è uguale alla velocità nell'istante t1 più l'integrale, no? Da t1 a t2 di a, pensate con il suo di t in dt. Ma se l'incremento di tempo è molto piccolo, questo potrebbe essere scritto così, cioè che v nell'istante t più delta t è circa uguale, cioè la stima in quel senso, quindi mettiamo stima, alla derivata della velocità, scusatemi, derivata, sto sbagliando, facciamo così, vado avanti, poi mi capirete. Cosa faccio qua? Devo farlo, se no vi perdo. È facile questo, tutto un momento di esitazione. Cosa scrivo qua? Guardate la formula. La derivata della velocità è questa. Questa cos'è? Anzi, uso quella notazione. Uso quella notazione lì. Mettiamo T0, va? Usato al bene quella notazione. È la stessa matematica. E questa cos'è in giallo? Cos'è quella roba? Questa è l'accelerazione nell'istante t0. Ok?
più 2 a 0. Aspettati. Stimo la velocità nel nuovo istante come la vecchia velocità più quella matematica là. Quindi è l'accelerazione nell'istante 0 moltiplicato per l'incremento temporale. Questo è il primo passaggio. Guardate come sto compilando questa tabella. Incremento il tempo. Poi passo e stimo la velocità. Come la faccio? Usando questo e usando questo. Avendo la velocità, adesso stimo la posizione. Vedete che dovevate darvi un po' di spazio, forse sto scrivendo troppo grande. X1 chi sarà? Quale sarà la stima della posizione nell'istante T1? È la vecchia posizione più... Forse è il caso di far così, così si distinguono. Cioè ho usato questa espressione, che la x nell'istante t0 più delta t è uguale alla delta x, scusatemi, questo è un errore, questo è una variazione di volume. Correggetemi se vedete che scrivo qualcosa di non corretto, questo qua, quindi ok, ci siamo. Questa è la posizione nell'istante t0 più cosa? Guardate la formula, la derivata di x rispetto al tempo calcolato nell'istante t0 per delta t, la variabile indipendente. E questo chi è? Questo è la velocità nell'istante t0, come questa era l'accelerazione nell'istante t0. Sto usando questa matematica, questa è la figura più importante secondo me in fisica e in ingegneria, perché è alla base di fare stime, e le stime sono le cose che dovete fare, dovete ottenere un numero. Adesso che ho t1, è la prima cosa che ho incrementato, ho calcolato v1, ho calcolato x1, adesso cosa faccio? Calcolo l'accelerazione, perché l'accelerazione 1 è uguale alla la funzione, metto dentro i parametri, no? X1, V1, T1. Cosa faccio adesso? Iterò. Vado avanti, T2 è uguale a T1 più delta T. Cosa faccio? Stimo prima la velocità, quindi prendo questa accelerazione e stimo la velocità nell'istante 2 come la velocità nell'istante 1 più la stima lineare che prende questo valore dell'accelerazione e lo estrapola. Quindi ho usato questo qui. Avendo calcolato questo, mi posso stimare la 2, la x2 come la x1 più la v2 delta t. Quindi prendo questo e lo sbatto qua. A questo punto ho t2, v1, x2 e calcolo a 2. E ovviamente lascio a voi capire che questo può essere portato avanti arbitrariamente quante volte volete. Potete iterare questo quanto volete fino a raggiungere un istante che vi interessa. Per esempio, avete l'istante t, quindi quando, che so, avete tn è uguale a un certo valore T maiuscolo, che è quello che vi interessa, cioè voi volete sapere cosa, dove farà, dove starà, dove sarà e che velocità avrà all'istante o nell'istante, si direbbe nel o al in italiano? Nell'istante T maiuscolo, ok? Quindi voi continuate a iterare finché non arrivate all'istante che vi interessa e a quel punto leggete la tabella, no? A quel punto quello è il vostro risultato. Certo che è una stima, no? È ovvio che è una stima. Non sarà il valore vero. Per vero intendendo dire, non sarebbe il risultato di farvi la cinematica se voi eravate in grado di fare
Quindi nell'istante T maiuscolo vi interessa? Allora è l'istante iniziale più l'integrale da 0 a T maiuscolo dell'accelerazione pensata come funzione del tempo. Questa era la risposta vera, ma per ottenerla dovete sapere fare l'integrale di A, l'integrale di V. Ma se non sapete fare l'integrale, cosa fate? Usate questo metodo che si chiama integrazione, un metodo di integrazione numerica. Io sto facendo integrali numericamente. Questo metodo dovuto a Eulero, lo stesso tra l'altro del numero di Eulero, dei numeri complessi, il numero E alla I teta, lo stesso matematico. Okay? Questo è il metodo di Eulero, in giro da un paio di secoli. Ben prima dell'invenzione del calcolatore, infatti all'epoca, anche prima dell'invenzione di questo metodo, c'erano degli astronomi o comunque dei fisici che dovevano fare dei calcoli. Cosa facevano? Lo facevano in persona? Dipende, se erano pochi calcoli magari lo faceva lui, se no assumeva qualcuno o delle persone, più di uno magari, a fare per lui i calcoli. E queste persone nel loro curriculum, per essere assunti, dovevano essere bravi con i numeri, quindi magari avevano un passato, nel passato avevano lavorato nel commercio, no? Fare somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Quindi queste persone si mettevano giù a macinare i numeri senza sapere cosa stavano facendo, seguivano semplicemente l'algoritmo che il loro capo gli aveva istruito, gli aveva dato, cioè il capo gli aveva dato istruzioni, loro seguivano le istruzioni, macinando numeri. Queste persone in inglese si chiamavano calculators, calcolatori. Poi hanno inventato dei marchingegni che facevano i calcoli automatici, quindi i primi calcolatori meccanici e poi quelli digitali adesso. Quindi voi potete programmare il vostro computer a fare questo. Sfido a voi a usare un linguaggio superiore. Cosa usate voi? Pascal, Fortran, C++? Dovreste padroneggiare un linguaggio di computer e scrivere un codice che fa questo. Cioè, cominciamo a fare già rumore, silenzio per cortesia. Voi volete un risultato nel futuro, T grande. Quindi voi scegliete un delta T. L'input cos'è? Ovviamente l'istante iniziale, che dovrebbe essere 0. Questa è la posizione iniziale, posizione iniziale. Questo non è più un input, questo lo calcolate. Quindi l'input è questo. Questo è un parametro. Questo, se volete, è anche un parametro. Questo il codice lo calcola. E poi fa questo algoritmo, ok? Sapreste tradurlo in linguaggio superiore, linguaggio C++, fatelo. Se avete esperienza con Excel, che in fondo è una spreadsheet, voi riuscireste a fare questo in Excel molto banalmente, se voi sapete usare Excel. L'ho fatto, in rete ci sono alcuni Excel che fanno questo per lo studente. Sapreste tradurlo in pratica, mettere in pratica questo? Notate che se questo è il vostro tempo, questo è l'asse dei tempi, questo è l'istante iniziale T0 e questo è l'istante dove voi volete prevedere cosa sta facendo la particella. Quindi la dimensione di delta T vi sta dicendo quante iterazioni dovete fare, no? Giusto? Voi ottenete una risposta, per esempio immaginate che avete x di T per un certo valore di delta T, quindi immaginiamo di fare una tabellina o un grafico o qualcosa, non so se ci penso. Fate una tabellina in cui questo è il delta T che usate e questo è l'x finale che calcolate per questo valore di delta T. Quindi, ripeto, cancello qua così è chiaro cosa sto facendo. Questo è l'intervallo di tempo, questo è T uguale a 0, diciamo T0, e questo è il valore finale del tempo. Allora è evidente che se voi fate delta T uguale a T maiuscolo, la stima che fate sarà abbastanza grossolana, non vi pare? Perché se questa è la mia funzione, di nuovo questo è un discorso che tenderò a non fare più, quindi sto facendo il prolisso proprio per poter permettermi di non farlo più. Se questo è, e facciamo la cinematica, questo è X,
questo diventa, che so, x di t, questo è il tempo e questo è x di t. Quindi la derivata di questo è la velocità. Quindi se questo è l'istante t0 e questa è la pendenza di questa retta e la velocità di questo punto, è evidente che se uso un delta t molto grande farò un errore gigantesco, no? Perché l'estrapolazione lineare è che la funzione arrivi qua su e in realtà è qua giù, quindi sto commettendo un errore molto grosso. Quindi è evidente che se questo è un intervallo di tempo importante, dire che io riesco a prevedere quello che avviene qua usando le derivate qui è un azzardo, commetto un grande errore. Allora cosa faccio? Faccio un delta t più piccolo, cioè faccio due iterazioni. Delta t è un'altra iterazione. Ognuna di queste righe è un'iterazione, no? E ottengo, questo è un valore, non so, capite che lo sto facendo, un grande valore qua, non ho pensato a come raccontarvi questo, pensavo che bastasse dirlo a parole. Provo a dirlo a parole, poi se qualcuno non lo capisce mi inventerò un modo. È chiaro che il valore che otterrò della posizione x finale dipende da come io ho suddiviso l'intervallo di tempo. Cambierà qua, cambierà, ma come sta cambiando? Se io ottengo un valore per questa suddivisione, mi voglio chiedere, ma io mi posso fidare di questo? Allora faccio una suddivisione più fine, cioè facendo una suddivisione più fine sto facendo una stima migliore. Allora se il numero mi cambia del 10%, io devo dire, ma il fatto che è cambiato il 10% è allarmante, è sufficiente per me? Se il mio scopo è, io voglio una misura che sia entro l'1%, cioè io voglio una buona stima, l'1%. Se io faccio un cambiamento del valore di delta t e vedo che questo cambia del 10%, vi fidate della risposta? No, perché vuol dire che la stima è ancora troppo sensibile alla dimensione, al valore di delta t che avete scelto. Quindi cosa fate? Fate un delta t più piccolo e vedete che il numero che ottenete con un delta t più piccolo è molto vicino alla suddivisione temporale che avete appena fatto. Cioè, non so, voi ottenete con una suddivisione il valore, facciamo, non so, 117. Fate un'altra iterazione e vi viene 101. Fate un'iterazione più fitta ancora e diventa 100,9. Fate un'altra iterazione ancora più fitta e diventa 100,97. Magari stampate anche le cifre, ma vedete, questo è cambiato, poi ne fate un altro, poi ne fate un altro, magari 72. Capite cosa sto dicendo? Che a un certo momento il numero sembra non cambiare più, e per vedere una variazione del numero voi dovete dire al calcolatore di darvi un'altra cifra significativa, poi dite al computer di stampare e viene fuori un 6 qua, qua magari era un 1. Allora sta cambiando questa cifra qua, la fate un'altra iterazione con più fine e questa diventa 8, 2, 6. Per vedere se c'è un cambiamento dovete stampare un'altra cifra significativa. Quindi a un certo momento avete, ok, non cambia più con un certo grado di precisione. Cioè le cifre sono stabili, tranne la meno significativa, come potrei dire, quella nella posizione più piccola, no? Dopo la virgola, come si dice in italiano? Questa cifra qua, come direste? Questi sono i numeri che sono in qualche modo stanno fermi, non stanno più cambiando, e questo numero qua potrebbe ballare, quindi quello è un effetto della stima che state facendo. Quindi voi dovete decidere quando la vostra stima è buona oppure no. Mi sto esprimendo male. L'aver fatto una suddivisione temporale e di aver fatto delle iterazioni comporta una stima. La stima migliorerà più piccola sono i delta t. Fino a che punto dovete spingervi? Sarete voi a decidere, perché avete deciso che volete un numero che non cambi più entro un certo numero di cifre dopo la virgola. Siamo capiti? E lì vi fermate. Perché se il numero è troppo ballerino, se io facevo così, vi fidavate di questa iterazione?
Come fate a farlo se subito dopo vedete che cambia dell'ordine del 10% o qualcosa? 10% a voi va bene? Potrebbe bastarvi. Quindi la decisione di quale, a quale punto dire, a dare, dire al vostro calcolatore di fermarsi, cioè di accettare il risultato e di pubblicarlo, mostrarlo ai vostri colleghi, dipenderà da voi. Ovviamente dipende anche da fattori pratici, no? Perché è evidente che io posso dire, se io questo intervallo di tempo, 0 t grande, se io la divido con, non so, immaginate che questo sia un'ora, ok? Se io la divido in minuti ho 60 interazioni, se scelgo delta t di un secondo ho già 3600 interazioni, se faccio un decimo di secondo sono 36.000, se faccio un centesimo di secondo sono 360.000, quindi ognuna di queste interazioni il mio calcolatore sta lavorando, che sia una macchina o una persona. Quindi questo è tempo macchina, CPU. Quindi un'altra, se la macchina o se l'essere umano che lavora per voi è limitato, non può fare 3 milioni di interazioni, diventa matto, va in sciopero, diventa pazzo, vi diventa fuggire da caccia e vi uccide, poi potreste dire, beh, forse la previsione di cosa succederà qua è troppo ambizioso, e quindi faccio la previsione che si ferma qua. Cioè 1000 iterazioni invece di sparpagliare su un intervallo di tempo molto grande, è meglio fare 1000 iterazioni ma su un intervallo più piccolo, perché ho una buona precisione lì. Capite cosa sto dicendo? Queste sono decisioni pratiche nella vita che uno deve prendere. Quindi se voi ha una stima grossolana, vedete che l'asteroide potrebbe colpire la Terra entro un anno, e voi fate delle osservazioni, no? E poi stimate col calcolatore, cercate di calcolare la traiettoria, e impiegate 2 anni, stimate che impiegate 2 anni a avere una precisione sufficiente, è ovvio che l'asteroide vi colpisce prima, potrebbe colpirvi prima. Quindi voi cosa fate? Cercate dei soldi per comprare dei computer più performanti, no? Che siano capaci di calcolare più rapidamente la traiettoria di questo benedetto asteroide. Va bene, credo di aver detto, perdonatemi se mi sono perso, perché non avevo pensato bene a cosa raccontarvi. Volevo farvi la tabellina e poi i commenti aggiuntivi li stavo improvvisando, e quando si improvvisa c'è sempre il rischio di non esprimersi bene. Attenzione, questo lo chiedo all'orale, e 3 anni fa l'ho dato lo scritto. Ovviamente non ho chiesto allo studente di fare 100 iterazioni. Gli ho detto di fare 10 iterazioni e di non usare la calcolatrice se era possibile, perché in fondo queste sono cose che dovreste sapere. Vedete, sono semplici moltiplicazioni. E il calcolo era di fare il grafico della velocità, quello che abbiamo fatto ieri, del grafico della velocità di un corpo che va in un fluido viscoso, era questo. E loro dovevano fare il grafico di questa funzione. Loro dovevano fare il grafico di questa funzione, che è facile perché conoscevano la risposta. Questa è la risposta vera. La risposta vera, no? A calcolo. Poi dovevano usare il metodo iterativo di Eulero, sapendo che l'accelerazione era uguale a questo. Questo è l'accelerazione. Poi lo vedremo quando faremo la discussione di fisica del caduta del grave. Per ora l'abbiamo solo affrontato dal punto di vista cinematica. Ma la fisica che c'è dietro, vi posso anticipare questo. Voi dovreste sapere, almeno per sentito dire, che Newton dice che la forza è uguale a M per A. Quindi M per A è uguale alla forza totale che agisce sul corpo. E il corpo, in presenza di un fluido, ha 2 forze che stanno agendo su di sé. Uno è la forza peso, e quindi una delle forze che sta agendo è M per G. Quindi questa fisica ve lo devo ancora fare, è solo un'anticipazione. E poi c'è la resistenza del fluido. Quindi se questo è il corpo, c'ha una forza che lo tira verso la Terra, ma nell'avanzare, nell'avere una velocità, qual era il colore della velocità? Era arancione. In avere questa velocità, nel muoversi, lui deve farsi strada attraverso il fluido. E facendosi strada verso il fluido, c'è una forza che si oppone.
E la forza che colore usavo? Era il giallo? Era l'accelerazione in realtà, ho perso, perché sono talmente coperti di bianco che non li vedo più. C'è una forza di qua. Magari no, un modulo diverso. Questa forza nasce per il fatto che sta cercando di farsi strada. Quindi se io vado di là, la forza è per di là. Se io mi giro e vado di là, la forza è per di là. È una forza che si oppone al mio, alla mia velocità. Quindi questa forza qui la scriverò così, la forza di attrito viscoso. Io scriverò una dipendenza molto speciale, poi la giustificherò quando faremo questo. Scriverò che è meno, perché si oppone alla velocità, ed sarà proporzionale alla velocità. Questa proporzionale alla velocità è importante, è un modello molto particolare. Chi fa aerodinamica vedrà che la forza viscosa dipenderà dalla velocità con dipendenze molto più sofisticate, magari velocità al quadrato. Ma questo è un modello molto speciale che tra l'altro si applica a corpi molto piccoli che cadono nell'aria. Quindi si oppone alla velocità ed è proporzionale alla velocità. Quando la velocità è zero non c'è forza, quando la velocità raddoppia la forza raddoppia, quando triplica la velocità la forza triplica, è lineare. Quindi Newton direbbe MA uguale F, dove F è la forza totale, complessiva, o quella della forza peso, e ho anche questa. Quindi vedete che dividendo tutto per M, che dobbiamo ancora capire cos'è la massa, avete questa qua. Ogni studente che arriva all'orale deve saper discutere questo, scriverà la legge di Newton, quindi l'accelerazione è questo. Quindi mettete questa nella colonna qua su. Questo sarà un parametro, B diviso M, questo è un parametro. Voi, quindi qua userete V0, no? Qua cosa mettereste? V1. Che è quello che avete calcolato qui. Dopo aver calcolato V1 potete già fare questo. Quindi nell'esercizio che ho dato agli studenti, loro dovevano usare il metodo dell'aereo per 10 iterazioni e sovrapporre il risultato che loro calcolavano che erano con la curva vera. Ok? Dovevano fare quello. Quindi potrei chiederlo ancora. Fatelo, secondo me lo studente. Mi stanno arrivando un sacco di messaggi stamattina. Spero che non siano della banca, qualcuno ha clonato il banco, ma qualcosa di meno. Che ore sono anche? Non ha squillato ancora. Mancano 20 minuti. Va bene? Mi raccomando, fatelo. La versione più facile che potreste fare è questa. Mettete che A è uguale a G, è sempre G, è sempre G. Questa è la caduta di un grave in assenza di fluido. Quindi qua sarebbe sempre G. Questa è la versione semplice. Fatelo! Dite a Excel di, non so, calcolate la posizione. Non so, fate il grafico della posizione. Quindi avete la posizione in funzione del tempo. La formula vera quale sarà? Se dovesse partire da zero e dovesse avere velocità nulla e l'istante iniziale fosse zero, quindi se l'input temporale, istante iniziale, posizione iniziale e velocità iniziale fossero zero, quale sarebbe la curva? L'abbiamo fatto, coraggio! Non è una retta! Non state studiando. It's evident. Io sono uno sperimentale. Se io vi faccio domande così e voi non rispondete, non state studiando. Qual è la funzione vera? Qual è x in funzione del tempo? L'abbiamo fatto ieri o due giorni fa. Dovete saperlo. Non è l'ultima volta che lo farò. Accelerazione uguale a g. V di t è uguale a V0 più l'integrale dell'accelerazione? Beh, visto che l'accelerazione è costante, questo sarà GT. E la posizione?
sarà la posizione iniziale più l'integrale di questo. Questa è la funzione costante, quindi è v0t. Questa è la funzione lineare, quindi l'area sopra questo è un mezzo gt quadro. Quindi in questo esercizio dove x0 è 0, v0 è 0, è chiaro che questo è... Quindi questo grafico qua è questo qui, ed è un andamento parabolico, così. Questa è la soluzione vera. Fate il calcolo di x di t in questa colonna 2 usando il metodo Eulero. Scegliete voi sul vostro Excel, che so, 10 secondi, t uguale a 10 secondi. Fate gli incrementi di 5 secondi, poi un secondo, poi un decimo di secondo, poi un centesimo di secondo, e dite a Excel di fare il grafico. È chiaro che quando fate due punti, cioè due iterazioni, il punto sarà da qualche parte. Quando fate una, più iterazioni avrete 4 punti, quando fate 100 iterazioni avete 100 punti. Come si dispongono questi 100 punti, o 10 punti, o 2 punti, o un milione di punti rispetto alla curva vera? Fatelo, vedrete con i vostri occhi come all'aumentare o alla diminuire di delta t, quindi all'aumentare delle iterazioni, la stima migliora e i punti si avvicinano fino a sovrapporsi alla curva vera. Se poi dite a Excel di fare la sottrazione tra la stima e il valore vero e dividere per il valore vero e moltiplicare quello per 100, avrete l'errore relativo che state commettendo e vedrete che l'errore relativo diminuisce al diminuire del delta t, e a un certo momento ovviamente il punto stimato non si sovrappone mai con precisione assoluta alla curva vera, però l'errore relativo potrebbe essere 1%, 1 per 1000, una parte su 10.000, una parte su 1 milione, e addirittura se Excel vi dà sapete che potete impostare il formato di un numero, no? E quindi il numero di cifre dopo la virgola, lui farà gli arrotondamenti per voi. A un certo momento, scelto un certo arrotondamento, non so, 5 cifre dopo la virgola, i numeri stimati, i numeri veri, saranno sovrapposti, perché voi date al calcolatore l'istruzione di darvi solo le prime 5 cifre dopo la virgola, quindi non vi accorgerete più del fatto che ci sono differenze, quindi lui calcolerà 0 come errore relativo. Però se voi avevate una precisione arbitrariamente arbitraria, vedavate che la stima non è quella vera, perché è una stima, certo che è pazzescamente vicino a quella vera, ma è sempre una stima. Però questo io non lo posso fare alla lavagna, dovete farla voi. Quindi io vi esorto, fate prima questa qua, la caduta di un grave in assenza di fluido, accelerazione costante, mettete quindi in piedi il vostro calcolatore, il vostro codice C++ oppure Excel, fatela funzionare, generate dei grafici, eccitatevi e poi challenge, come si dice in italiano, challenge, sfidatevi a fare la versione della caduta di un grave o di qualsiasi, fatelo, imparerete cose che io non potrò mai insegnarvi facendo la lavagna, imparerete voi solo facendo in prima persona. Mi fermo qua perché l'argomento è finito e...